E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. E quando parte la musica e si comincia a danzare, che i nostri sacrifici, le ore trascorse in sala, diventano più lievi, più soavi e stanchi, ma felici, gioiamo per i risultati raggiunti. Così si può sintetizzare il coinvolgente saggio di fine anno della scuola di ballo Sara Danza di Castrovillari, diretta dai maestri Sara Mola e Mario Palermo. Un saggio che quest'anno si è voluto fare all'interno del teatro Sibaris, e sì, perché ogni anno Giove Pluvio ci metteva lo zampino, e così a sua insaputa gli allievi e i maestri si sono trasferiti nella splendida cornice del protoconvento francescano. Il cambio di location ha dato il là all'Associazione Culturale Teatrale I Pirrupaini di Menafilpo di crearci, prima dell'inizio dello spettacolo, una gang che ha divertito il pubblico presente. Certo che sta cominciando. Lo spettacolo è stato un inno all'espressione artistica, quella che lascia basiti. Eh sì, perché quando si balla, oltre a metterci le gambe, c'è cuore e testa. Solo così si taglia il traguardo che si desidera, nella danza come nella vita. Coinvolgenti poi sul finire i monologhi a passo di danza che i maestri hanno interpretato, facendo capire che la danza è disciplina che affascina, è passione, è entusiasmo, è grinta, ma tanto impegno, dedizione e rinunce. Allegria, allegria, allegria insieme al pubblico. Enorme è stato l'impegno profuso da tutti i protagonisti per creare qualcosa di bello e originale, un connubio spesso difficile da ottenere, ma che gli allievi della Sara Danza hanno centrato appieno. È stato emozionante vedere entrare in scena gli allievi più piccoli dei primi corsi che teneramente si muovevano cercando con lo sguardo le indicazioni dei loro insegnanti. Vedere i progressi dei ballerini è sicuramente un momento di orgoglio per maestri e genitori. Assistere alla professionalità messa a servizio quest'anno di una scenografia anch'essa diversa ha dato prova di una profonda bravura e capacità di interpretare ruoli e scene diverse, perché tutto quest'anno era diverso. Come diverso è stato il finale quando sul palco, insieme ai danzatori e ai maestri, sono saliti i Ritmo Novo, un gruppo castrovillarese di musica etnofolk che con la Sara Danza apre un nuovo progetto, musica, danza, teatro. In una parola, sarà ritmo.